Grazie per la presenza oggi fra noi e per esserci stato vicino fin dal primo momento. La ringrazio a nome dell'Emilia Romagna, così duramente colpita, della Lombardia e del Veneto, le regioni che hanno patito i due terremoti del 20 e 29 maggio e ancora oggi sono soggette a questa lunga sia di eventi sismici. Davanti a lei ci sono i sindaci, i presidenti di provincia, i rappresentanti locali e nazionali del nostro popolo, il nostro sistema istituzionale che ha prodotto uno sforzo straordinario e ha dimostrato di esserci, di poter funzionare. Questi sindaci, signor Presidente, sono gli straordinari protagonisti di un'operazione complessa e in corso, che durerà molto, che ci ha comunque portato in 18 giorni ad affrontare con umiltà e dedizione mille problemi e risolvendone tanti. In piena collaborazione con il Dipartimento Nazionale, e ringrazio ancora una volta il Prefetto Gabrielli, insieme al sistema della protezione civile, dalla regione alle province ai comuni in tutti i livelli, al volontariato, ai tecnici e professionisti dell'emergenza e della sicurezza, alle prefetture, con grande solidarietà delle altre regioni e province autonome e del paese intero che ringrazio ancora. Perché il colpo è stato pesante, così come il prezzo pagato. Il nostro cordoglio alle vittime e alle loro famiglie, la solidarietà ai feriti, ai tanti concittadini che vivono situazioni di disagio e di riposo di nome. È colpita la vita dei nostri paesi e delle nostre città, è colpito il lavoro e l'impresa, il motore economico di un pezzo decisivo dell'Emilia Romagna e dell'Italia, eccellenze proiettate all'export, con un forte peso sul prodotto interno nazionale, circa il 2%. Sono colpite le scuole e il nostro obiettivo è concludere bene quest'anno e riprendere in condizioni dignitose a settembre. Sono colpiti i beni culturali e religiosi, parte integrante della nostra storia e della nostra identità e che dobbiamo assolutamente recuperare. Sono colpiti i municipi. Dobbiamo comprendere la portata di questi eventi. Sono coinvolte oltre 900.000 persone, un territorio amplissimo. Sono eventi che possono mettere in discussione la solidità, la coesione, la tenuta delle nostre comunità. Ma abbiamo reagito subito. Tutto questo non ci piega. Siamo in piedi. Rispondiamo uniti, popolazione e istituzioni. Queste giornate hanno visto uno slancio straordinario e diffuso, una prova di grande dignità e coraggio prima di tutto della nostra popolazione, in mezzo al dolore, ai problemi, ai tanti e gravi disagi che continuano. Penso agli anziani, alle fasi più fragili e deboli della nostra popolazione, ai bambini, e non vogliamo certo nascondere che le difficoltà continuano. Viviamo in mezzo a questi problemi e a questi disagi. Facciamo tutto ciò che è il nostro potere per risolverli, alleviarli, ben sapendo che non sarà né semplice né breve. Operatori sanitari e sociali, dipendenti dei comuni e delle amministrazioni varie, ciascuno ha fatto e fa il proprio lavoro, con uno slancio e un disinteresse da veri protagonisti di una rinascita. Muovendomi di continuo fra paesi e comunità locali, non ho visto indulgere ad azioni di minore. E Presidente, nessuno qui chiede assistenzialismo. Ho visto invece molta consapevolezza, molta solidarietà, la voglia di riprendere e uno sforzo organizzativo imponente. Con una punta di orgoglio, signor Presidente, vorremmo dire che lo Stato è qui. In questo lavoro concreto, fatto da tante persone che ci mettono la faccia e che si assumono delle responsabilità. Qui lo sforzo di mandare il cerino nelle mani di qualcun altro non lo abbiamo praticato.
un esempio tra i tantissimi. Se sarà possibile, lei oggi andrà a visitare il comune di Centoferrara, che a 9 giorni dalla seconda scossa ha riaperto oggi alle 12 proprio i vicini in un'altra sede. E così hanno fatto e stanno facendo decine di altri comuni colpiti. Un altro esempio ancora. Le imprese che fanno posto nelle loro strutture alle imprese colpite e in difficoltà per consentire loro di riprendere il lavoro o di recuperare i prodotti, di salvare le macchine. Tutto ciò è partito in tempo reale. Questa è la solidarietà, è lo sforzo di coordinamento, la funzione di servizio. Insomma, lo Stato funziona se si concorre, non funziona se ci si contrappone. E poi il Paese è qui, in questa Assemblea, che manda un messaggio preciso. Insieme ce la faremo. Presidente, è giusto avere fiducia in questa comunità, perché questa comunità se lo merita e intende continuare a meritarselo. L'Italia e l'Europa fanno bene a scommettere sulle Emilia Romagna, sulle province colpite di Lombardia e Veneto, perché noi per primi crediamo nelle nostre possibilità di risollevarci, di ricostruire, di fare meglio quel che di buono il Paese si attende da noi. Con il lavoro, quello straordinario tessuto produttivo che non vogliamo perdere ma al contrario qualificare e valorizzare, con l'opera di recupero del patrimonio artistico e religioso. L'Italia e l'Europa fanno bene a investire su di noi, per la sicurezza, per la coesione sociale, per il lavoro, per la ripresa economica. Noi per primi non perderemo un minuto per migliorare, per rafforzare, per dare qualità e forza e trasparenza alla ripartenza. Con le giuste regole, ma abbattendo la burocrazia, contrastando con determinazione le infiltrazioni criminali, condividendo sempre strumenti con il sistema istituzionale, sociale ed imprenditoriale. Nel vivo dell'emergenza che continua, vogliamo lavorare ad una cosa nuova, ad un nuovo modo di operare, che pensa alla qualità degli interventi, che collega emergenza, tema della sicurezza, che per noi è irrinunciabile, soluzione di ripresa, idee di futuro. Serve un impianto nuovo, signor Presidente, perché efficienza ed onestà e controlli abbiano una seria base civica di democrazia partecipativa. Non ci sarà uno che decide per tutti. È ingiusto e non dà efficienza, ma saranno le comunità. Perché la prima domanda alla quale rispondere è una domanda di comunità. E la nostra risposta è nel comune, nella scuola, nel presidio sanitario, nel lavoro, laddove il cittadino e la persona debbono trovare un interlocutore che si prende cura del problema. Presidente, la ringraziamo ancora di questa visita. Vedrà le ferite, vedrà la gente al lavoro, vedrà i disagi. È gente che sa di avere in lei non solo un altro riferimento ideale, istituzionale, ma anche un alleato prezioso. Il decreto è stato approvato e questa per noi è un'ottima notizia che attendavamo tutti. Porta la sua firma e la firma del Presidente del Consiglio. È un primo importante passo nella direzione giusta perché ci consente di continuare quel lavoro, ci consente di aprire concretamente il discorso della ricostruzione. Appena possibile faremo la stima compiuta dei danni e avvieremo con le necessarie intese la nuova fase di lavoro, le scuole, gli ospedali, i municipi, le imprese, una sistemazione dignitosa per gli sfollati, la messa in sicurezza dei nostri beni culturali. Ci vorrà tempo, non potremo fare tutto in pochi mesi, ma inizieremo subito, non ci faremo affogare dalla burocrazia e programmeremo questi interventi e da questa terribile emergenza vogliamo uscire migliori di prima, perché
caro Presidente, i territori di Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, come quelli di Mantova e di Rovigo, vogliono e possono dare all'Italia ciò di cui l'Italia ha un grande bisogno. Un esempio di dedizione, una spinta morale e etica, un contributo di fiducia, di crescita e di ripresa. Grazie.